Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno, in questo momento mi trovo in Malesia e visto anche il mio ruolo, la mia professione di opinionista, quest'oggi parleremo di un argomento molto importante, ovvero parleremo del reddito di cittadinanza. Vi voglio un po' introdurre nell'argomento, vi faccio vedere qualche cosa. Ho appena acquistato questo bellissimo orologio, pagato 2 euro, e a me piace acquistare questi oggetti molto improbabili che non compra mai nessuno, che costano veramente pochissimo, costano giusto il prezzo di un caffè, e un orologio, addirittura c'è anche la retroilluminazione che si accendono tutti i lumerini come se fosse a LED. Ecco, non è di questo che voglio parlare, vi ho introdotto un po' con qualche cosa di interessante e alla mia destra c'è un'altra cosa interessante, perché io in questo momento mi trovo esattamente nel cuore di una città patrimonio dell'UNESCO, e alla mia destra, proprio a un metro di distanza, c'è una targa, un'insegna, direi anche quasi un monumento che ricorda questo posto. Parliamo ora del reddito di cittadinanza, poi a fine del monologo vi farò vedere anche il posto in cui mi trovo. Allora, il reddito di cittadinanza è stato preso in considerazione dal Movimento 5 Stelle, che ha creato un piano ben preciso, ovvero un piano che mostra anche dove prendere i soldi facendo dei tagli. I tagli sono fatti essenzialmente alle spese imponenti, quali l'armamento, le spese che preparano l'Italia ad una guerra che non potrà mai affrontare, perché l'Italia è un paese che ripudia la guerra come, per Costituzione, come mezzo e strumento per risolvere le controversie internazionali. Tra le altre cose, l'Italia fa parte della NATO, per cui chi è che attaccherà mai un paese che fa parte della NATO? In qual caso, comunque sia, ci sarà una terza guerra mondiale, per cui non importa a questo punto la consistenza dell'armamento. Si vogliono spendere soldi nelle armi, perché? Perché i produttori di armi fanno sempre capo alle solite lobby internazionali, le caste, che sono le stesse che creano ad arte delle guerre basandosi sul voler esportare la democrazia in paesi in cui non siamo mai riusciti ad esportare la democrazia, perché in realtà le finalità delle nostre guerre sono quelle di saccheggiare quei luoghi in cui vi è del petrolio, in cui vi sono delle risorse. Mi scuso per il rumore di fondo, questa è una trasmissione di strada, è improvvisata. Parliamo quindi allora di una nuova possibilità che sto spingendo io dal punto di vista tecnico molto fattibile su dove trovare le risorse. In realtà il reddito di cittadinanza molta gente già lo percepisce. Il problema è che questa gente lo percepisce non a merito, lo percepisce perché io parlo delle persone sistemate all'interno della pubblica amministrazione con ruoli dirigenziali, esponenti di partito, esponenti di varie strutture parastatali, come possono essere sindacati e varie lobby varie, percepiscono pensioni d'oro, prepensionamenti, emolumenti, che di fatto costituiscono molto di più di un reddito di cittadinanza, costituiscono un reddito cospicuo alle spalle degli italiani. Per cui la proposta che voglio fare io, ed è perfettamente costituzionale, è saccheggiare via tutti questi impostori di ogni ricchezza perché non se la meritano. Ma uno potrebbe anche in questo caso lanciare un'obiezione, quella di dire: sì, ma uno che prende uno stipendio d'oro durante la sua vita lavorativa sicuramente è una persona che ha versato contributi più di tutti. Ma ammettiamo anche questo, che probabilmente è anche vero, però bisogna tener conto che la Costituzione italiana dice che tutti sono uguali, per cui se tutti sono uguali, perché ci deve essere qualcheduno che durante la vita lavorativa ha avuto più degli altri, ha avuto un posto dirigenziale perché magari sistemato lì dal politico? Questo non è mica giusto. Se in Italia siamo tutti uguali, è chiaro che
non deve esserci quello che durante la vita lavorativa ha di più e quello che è costretto a frugare nei cassonetti della spazzatura e quindi magari non riuscendosi a inserire nel mondo di lavoro perché forse è più onesto degli altri, non ha le conoscenze, non ha l'amico politico, non si asservisce alla casta, non è servo di nessuno, e quello lì magari il lavoro non ce l'ha e quindi sarà costretto domani a non avere neanche una pensione, non avere niente, non avere nulla. Per cui essenzialmente quello che dico io, uno che ha di più degli altri, è chiaro che è una persona che è stata sistemata, è stata messa lì in un posto con lo stipendio d'oro, in un posto in cui quegli stipendi sono d'oro, esclusivamente perché sono posti pubblici, perché nel privato nessuno avrebbe mai dato degli stipendi d'oro, anche lì ci sono delle casistiche, per esempio nel privato ci sono posti in cui lo stipendio è d'oro, ma lo stesso discorso è uguale per lo Stato. Nel qual caso in cui si tratta di una società in cui vi sono diversi soci, che i soci nella realtà sono il pubblico, siamo tutti noi, allora anche lì vi sono dei sistemi in cui chi raggiunge la dirigenza dell'azienda saccheggia tutti gli altri soci di minoranza creandosi degli stipendi per il nucleo amministrativo che sono esorbitanti, fuori da ogni concezione. Anche lì ci sono queste situazioni. Per cui quello che dico io, se una persona ha fatto il dirigente nella pubblica amministrazione, in una ASL per esempio, in una struttura amministrativa, in un comune, con stipendi d'oro, è ovvio che questo qua ha versato più di tutti, perché con lo stipendio d'oro contribuisce più di tutti, e un domani si meriterà, oltre al danno, anche la beffa, ovvero uno che è sempre stato sulle spalle della collettività, si prenderà anche dei meriti pensionistici che non gli competono. Questo alle spalle di quello che in realtà nella vita, la persona che nella vita non ha mai avuto nulla, perché non si è lasciato invischiare dal sistema. Per cui la legge del contrappasso stabilisce questo: chi ha avuto troppo e oramai non deve più avere più niente, nulla, neanche il minimo di pensione, togliere tutto. Quello ha già rubato in maniera legale, lui ha già rubato nella maniera legale, diciamo, per cui deve cedere il posto a chi non ha mai avuto nulla. Bisogna togliere a chi ha troppo, alle caste, alle lobby, al protettorato che detengono in mano purtroppo anche i media, quali TV e giornali, ed è per questo che sono saldi al loro cadreghino. Bisogna togliere tutti i privilegi a questa gente qui, togliere a chi ha di più e darlo a chi purtroppo non ha mai avuto niente. Bisogna creare, e guardate bene che se non si arriva a questa situazione qua, nel giro di 10 anni arrivano in Italia altri 2 milioni di immigrati disposti a rubare il lavoro agli italiani per un pugno di riso. La situazione diventerà tremenda, per cui a quel punto lì il bubone scoppierà in maniera violenta. Per cui l'unica soluzione che c'è adesso è creare un ammortizzatore sociale veramente equo e togliere a tutti gli impostori della politica, gli impostori dei posti della pubblica amministrazione, gli impostori delle posizioni dirigenziali, togliere tutti gli stipendi d'oro, mettere un tetto che sia dignitoso, decoroso, ok, diamo un tetto, però non si deve cedere nello sfarzo e nel lusso, e creare un sistema che dia un minimo di sopravvivenza a chi purtroppo non ha niente. Ecco, questa è un po' la variante. In questo caso qui vedrete che non c'è bisogno di inventarsi nulla, trovare altre scamotage per trovare i fondi. Tuttavia questo sistema qui non si arriverà mai, perché la classe politica che sorregge questo sistema ha instaurato in Italia una vera e propria dittatura, per cui non arriveremo mai a compiere queste azioni decisive e importanti per il nostro paese senza un qualche cosa che istighi
gli italiani a darci dentro, a sollecitare delle riforme che siano concrete in favore della povera gente. Ecco, vi faccio vedere il monumento che sta ad indicare che mi trovo nel punto cuore del patrimonio dell'UNESCO di questa bellissima città, Georgetown.